Un cordiale saluto da Luca Di Noto dallo stadio Nino Vaccara, dove a breve prenderà il via la sfida tra Mazzara e Monreale, valevole per la 27esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Con l'aiuto di Vincenzo Bibitone alle riprese alla regia andiamo a leggere le formazioni che oggi scenderanno in campo. Il Monreale scende in campo con Ingrassia, Vitrano, Canzoneri, D'Amore, Zammitti, Rizzo, Molinini, Cervello, Gastone, Dali e Namio. A disposizione in panchina Cannella, Mandalà, Ruggeri, Tecofano, Sidoti, Gnoffo, Saia e Renda. Allenatore il signor Santo Marramaldo. Mazzara che risponde con l'ormai consueto 4-2-3-1, Pizzolato, Bulades, Pirrello, Punzi e Zerillo a comporre il pacchetto difensivo, Di Peri e Costantino in mediana. Sulla tre quarti troviamo Bage, Elamraoui e Maniscalchi, alle spalle dell'unica punta Simone Guaiana. A disposizione in panchina Marino, Enea, Chirco, Lombardo, Cardella, Abate, Pulizzi, Melia e Mendy. Andiamo a passare in rassegna anche quella che è la terna arbitrale di quest'oggi. Arbitra l'incontro il signor Lorenzo Armenia di Ragusa, coadiuvato da Marco Riccobene della sezione di Enna e Filippo Luca Scannella della sezione di Caltanissetta. Due squadre che arrivano a questo appuntamento da momenti totalmente diversi. Il Mazzara che arriva a questa sfida dopo la bella vittoria di mercoledì ottenuta sul campo della Pro Favaro, un secco 3-0 che non ha lasciato insomma scampo alla formazione favarese, una bella prestazione da parte degli uomini di mister Domenicali. Il Monreale che invece arriva da 8 sconfitte consecutive, si tratta di un vero e proprio crocevia soprattutto per i palermitani, una sorta di ultima spiaggia per provare quantomeno ad agguantare la zona play-out. Si attende solo il fischio d'inizio dopo che le consuete operazioni prepartita sono state svolte dagli assistenti di linea, si attende l'ok dell'arbitro con i portieri, adesso si consulta anche con gli assistenti di linea e arriva adesso il fischio d'inizio. Palla subito sulla sinistra, c'è l'anticipo di Bulades che trova Elamraoui. Elamraoui per Costantino, allarga sulla destra per Guaiana, ma c'è un fischio dell'arbitro a segnalare un fallo a centrocampo in favore del Mazzara. C'è Pirrello sul punto di battuta, Pirrello subito per Costantino. Punzi può allargare sulla destra per Zerillo, lo fa. Zerillo ad affrontare il diretto avversario, poi a trovare Melia. Melia lascia l'incarico a Zerillo. Zerillo poi si allunga troppo il pallone, palla che termina sul fondo. C'è un cambio nella formazione del Mazzara rispetto a quello che abbiamo visto, col numero 7 gioca Calogero Melia e non Modu Bage. Dunque deve esserci stato qualche problemino probabilmente nel riscaldamento per il calciatore gambiano. Adesso l'anticipo di Di Peri con un colpo di testa. Poi il Monreale prova a proporsi in avanti con Vitrano sulla destra. La spinta di Melia segnalata dall'arbitro che assegna un calcio di punizione in favore del Monreale, quest'oggi in maglia verde. Canzoneri. Indietro direttamente dal portiere Ingrassia che va al rinvio lungo. Anticipo di Di Peri. Costantino prova ad allargare subito sulla sinistra per Melia, che insegue il pallone e affronta il diretto avversario, si tratta di Canzoneri. Prova a entrare in area Melia, mette la palla in mezzo, c'è Guaiana che però non riesce a concludere verso la porta, poi l'arbitro segnala anche un tocco di mano da parte del centravanti del Mazzara. Calcio di punizione per il Monreale, se ne incarica il portiere Giuseppe Ingrassia, l'uomo più esperto della formazione palermitana, si tratta di un classe 88. Adesso l'anticipo su Dali da parte di Punzi, poi c'è Namio che protegge il pallone dalla pressione di Melia, prova a portare avanti i suoi ma Di Peri ancora una volta anticipa le intenzioni della formazione ospite. Ancora Di Peri su Namio, Costantino, Punzi, Pirrello, Bulades, Costantino. C'è il break da parte del Monreale che recupera il pallone all'altezza di metà campo. Cervello. Palla per Dali che prova a mettere in moto Gastone, anticipato però dalla retroguardia giallo-blu. Zerillo.
Punzi, Di Peri, Bulades. Bulades per El Amraoui sulla destra, Maniscalchi, ancora El Amraoui, poi Guayana lascia lì il pallone, ancora un tocco di mano da parte dell'attaccante, ravvisato dal direttore di gara, che assegna un calcio di punizione agli ospiti. Palla sulla sinistra per il Monreale, c'è anche il break da parte dell'Amraoui, ma il Monreale mantiene il possesso del pallone. Poi Punzi con qualche rischio sulla pressione di Gastone, il rinvio di Pizzolato nella zona di Melia anticipato da Canzoneri. Vitrano poi si fa anticipare da Zerillo, che protegge la rimessa laterale. Si gioca con un gran vento quest'oggi a Mazara del Vallo, gioco che sarà probabilmente condizionato anche da questo vento. Si dovrà cercare di mantenere la palla bassa, perché altrimenti la sfera potrebbe subire strane traiettorie. Intanto il Monreale perde palla all'altezza del centrocampo, a recuperarla è Melia, che poi mette in moto El Amraoui. Salta un avversario, il numero 10, poi si fa però beffare dall'intervento in scivolata da parte di Zammitti, ma c'è ancora il Mazzara in possesso di palla. Bulades prova a mettere in mezzo per Guayana, che viene sbilanciato in area in maniera regolare, poi la palla termina direttamente sul fondo. Palla che non è terminata sul fondo, ma sarà rimessa laterale per il Monreale. Palla rimessa in gioco in questo momento, Zerillo anticipa Vitrano, poi ancora Zerillo per Di Peri. Di Peri sbaglia il passaggio all'indirizzo di Bulades, recupera palla il Monreale con Namio. Poi non riescono a trovare Gastone, i calciatori in maglia verde. Mazzara recupera la palla, c'è Bulades in possesso della sfera, Di Peri, Maniscalchi, ancora Maniscalchi in possesso del pallone, prova a studiare il piazzamento dei compagni, poi serve direttamente Di Peri, l'uomo più vicino. El Amraoui dialoga con Bulades e lo rimette in moto, la palla però è troppo lunga per il numero 2 e termina direttamente sul fondo. Dicevamo, Mazzara che può virtualmente chiudere i conti per la salvezza diretta quest'oggi, mancherebbero poi una manciata di punti da cercare nelle prossime sfide, a partire da quella di mercoledì, quando si giocherà il recupero contro la Dolce Onorio Marsala, ma scaverebbe veramente un solco importante poi da recuperare per le formazioni che stanno sotto in classifica, a partire proprio dal Monreale, che resterebbe fermo a quota 12 punti, col Mazzara che invece salirebbe a quota 35. Di Peri recupera palla su Cervello, poi El Amraoui salta secco un avversario, non subisce fallo a giudizio dell'arbitro, il Monreale recupera palla. La sfera viene lanciata in avanti a cercare Gastone, che però non riesce a impossessarsene. Il Mazzara recupera palla con Pizzolato, Punzi, allarga sulla sinistra per Zerillo, palla poi a cercare Maniscalchi, Di Peri sulla destra per Bulades, che a Favara ha trovato anche il primo gol non stagionale ma in campionato, dato che aveva già segnato in Coppa Italia, adesso ha bucato la rete anche in campionato il tuttofare del Mazzara. Intanto palla in area per Costantino, che mette in mezzo, ma la sfera viene intercettata dalla retroguardia del Monreale, che poi prova a ripartire. Palla sulla sinistra per Dali, che subisce fallo sulla pressione di Maniscalchi, dunque sarà calcio di punizione per la formazione palermitana. Andiamo a vedere anche quali sono gli altri incontri che si giocano oggi oltre a Mazzara Monreale. Alle 15 ha preso il via anche il match tra Akragas e Mazzarese. Alle 16 si giocheranno due sfide, Nissa Cus Palermo e Sciacca Don Carlo Misilmeri. Alle 19 Marineo Castellammare. Ieri il blitz della Pro Favara in casa della Parmonval, che si è imposta per 2-0. Rinviate invece a data da destinarsi le sfide tra NK Nicattì e la sfida tra Dolce Onorio Marsala e Castel Termini. Tanto rimessa laterale per il Monreale sulla propria metà campo. Palla rimessa in gioco a cercare Gastone.
La palla finisce in un fallo laterale, c'è Zerillo sul punto di battuta, Zerillo che prova subito a mettere in moto Melia, la palla però viene messa ancora una volta in un fallo laterale dalla difesa del Monreale. Ancora Zerillo a incaricarsi della battuta con le mani per il Mazzara. Zerillo cerca Di Peri. Poi ancora Zerillo. Prova a saltare un avversario il terzino sinistro, poi prova a mettere in mezzo, la palla viene però ribattuta dalla retroguardia monrealese. Poi prova a ripartire in un fazzoletto di terra. Di Peri intercetta un pallone sulla tre quarti offensiva per il Mazzara. La palla arriva in avanti quasi nella zona di Guaiana, viene deviata in calcio d'angolo, dunque primo corner della gara per il Mazzara. Ricordiamo minuto e punteggio quando sono passati quasi 8 minuti e mezzo, punteggio ancora fermo sullo 0-0. Squadre che si stanno studiando, Mazzara che sta cercando di passare in vantaggio e momentaneamente si è trovata spesso nella metà campo avversaria. Adesso ha l'occasione per colpire con un calcio d'angolo, sul punto di battuta c'è Rosario Costantino. Batte Costantino a mettere in mezzo, c'è Pirrello che però non arriva sul pallone, palla che viene deviata forse in corner, l'arbitro aveva indicato il calcio d'angolo, il guardaline l'ha corretto, sarà rimessa dal fondo per il Monreale. Prima occasione comunque della gara su questo calcio d'angolo battuto da Costantino. Non è arrivata la deviazione di Pirrello sotto porta che avrebbe potuto portare in vantaggio i gialloblu. Adesso il rinvio di Ingrassia, Bulades anticipa il numero 7 Molinini. Monreale che scende in campo con diversi under, sono tanti appunto i giocatori juniores schierati dalla formazione palermitana, ci sono anche un 2004, il numero 7 Gabriele Molinini e un 2005, si tratta del numero 8 Joseph Cervello, poi oltre al 2002 Vitrano, al 2001 Orrizzo e all'altro 2002 Namio. Tanto palla contesa, l'arbitro restituirà il pallone al Mazzara, così è. Di Peri a cercare Punzi. Punzi allarga sulla destra per Bulades che poi prova subito a mettere in moto El Amraoui. El Amraoui salta secco un avversario, si porta sul limite dell'area, prova a servire Guaiana ma il suggerimento è troppo lungo per il numero 9 del Mazzara. Anche Lamraui è tornato al gol nella trasferta di Favara dopo un lungo digiuno, ha sbloccato lui la partita con un bel sinistro a giro dopo 13 minuti, un vero e proprio bel gol che ha consentito proprio al Mazzara di portarsi in vantaggio a Favara prima poi di passeggiare sul velluto contro la formazione favarese che insomma non ha disputato sicuramente una buona partita mercoledì scorso. Adesso Di Peri recupera il pallone, Pirrello, Punzi a cercare Melia, Zerillo, Punzi, Pirrello, Bulades, Di Peri. Prova a impostare la manovra il Mazzara all'altezza del centrocampo. Adesso c'è Costantino in possesso del pallone. Costantino a cercare Maniscalchi. Maniscalchi torna indietro da Pirrello. Pirrello in avanti a cercare Bulades. Il lancio non è preciso. La difesa del Monreale si salva in qualche modo. Poi Vitrano evita il fallo laterale, ma il Mazzara recupera ancora una volta la sfera con Di Peri. Poi Zerillo sulla sinistra. Costantino. Sta facendo girare molto il pallone il Mazzara, adesso Maniscalchi serve sulla destra Bulades. El Amraoui prova la sovrapposizione, Bulades viene servito da El Amraoui. Mazzara recupera ancora una volta la sfera al limite dell'area, poi c'è El Amraoui proprio all'ingresso dell'area di rigore. El Amraoui si intestardisce forse un po' troppo al limite dell'area, poi si aiuta anche con un braccio a giudizio dell'arbitro che concede un calcio di punizione al Monreale. Se ne incarica ancora una volta il portiere Ingrassia, dicevamo uno dei pochi giocatori con una certa età nel Monreale, Ingrassia, scuola Palermo, classe 88, l'altro calciatore esperto in casa Monreale, schierato titolare quest'oggi è il numero 10 Emanuele Dali dell'89. Bulades sulla destra adesso,
Pirrello. Pirrello serve il compagno di reparto Andrea Punzi. Punzi in orizzontale a cercare Maniscalchi. Poi Di Peri allarga ancora una volta sulla destra per Bulades. Prova a guadagnare metri Bulades, la difesa del Monreale però rinvia lungo il pallone, arriva Pizzolato sulla tre quarti difensiva del Mazzara. Pizzolato allarga per Pirrello, Bulades. Possesso prolungato questo del Mazzara alla ricerca del varco giusto in avanti. Adesso un lancio in avanti per Gastone che era in posizione regolare, c'è però Pizzolato ad arrivare sulla sfera prima di lui. Poi palla a cercare Melia, anticipato dal difensore del Monreale, si trattava di Canzoneri. Vitrano poi prova a saltare Melia, torna da Canzoneri. Adesso è Namio a difendere il pallone. Allarga il gioco su Rizzo, che però si fa rubare palla da Di Peri. Mazzara che prova a ripartire ancora una volta con Elamraoui. Elamraoui la lascia lì sulla destra per Bulades, che può mettere in mezzo. La palla viene deviata dalla retroguardia del Monreale. Scampato pericolo per i palermitani. Poi il tocco per Namio non è preciso. La palla finisce direttamente in fallo laterale. Di Peri, Maniscalchi. Ancora Pirrello. Continua il possesso palla prolungato da parte del Mazzara. Punzi in verticale per Guayana, poi Elamraoui non riesce a restituirgli il pallone. Ancora Di Peri. Sulla destra per Bulades. Bulades cerca e trova Maniscalchi. Maniscalchi porta il pallone al limite dell'area. Poi cerca il varco giusto, trova Di Peri appena fuori dall'area di rigore. Il suggerimento di Di Peri termina direttamente oltre la linea di fondo e si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Monreale. Non ci sono squalificati nel Mazzara, invece sono tre i diffidati in casa gialloblu. Si tratta di Pizzolato, Lombardo e Abate. Tra l'altro Lombardo quest'oggi torna a disposizione di mister Domenicali dopo una lunga assenza. Ricorderete, si è infortunato durante il derby contro la Mazzarese, quest'oggi invece è tornato tra i convocati ed è in panchina. Adesso c'è il filtrante a cercare l'inserimento da parte dell'attaccante del Monreale, anticipato dalla difesa del Mazzara. Poi Melia difende palla sulla pressione di Canzoneri, che commette fallo sul numero 7. L'arbitro fa ribattere il calcio di punizione. Costantino per Di Peri. Bulades. Sulla destra per Elamraoui. Ancora Di Peri, Costantino. Orizzontale per Maniscalchi, che poi allarga sulla sinistra per Zerillo. Guadagna metri il Mazzara, prova a salire con un'azione corale la formazione di mister Domenicali. Ancora Maniscalchi che entra in area di rigore, poi torna indietro da Zerillo. Zerillo prova a mettere in mezzo il pallone, pallone che prende anche una strana traiettoria proprio per via del vento e arriva tra le braccia di Ingrassia, che fa ripartire subito l'azione del Monreale. C'è Gastone in possesso del pallone. La palla finisce oltre la linea laterale, sarà rimessa con le mani per il Mazzara. Bulades per Pirrello. Pirrello torna da Pizzolato. Zerillo. Zerillo per Punzi. Pirrello. Bulades, dicevamo Mazzara che prova a costruire dal basso, chiamando praticamente all'interno dell'azione tutti gli effettivi in campo. Adesso c'è Melia che entra in area di rigore, Melia che prova il destro, palla che termina alta sopra la traversa, primo guizzo da parte del numero 7, Calogero Melia, quando siamo al 17esimo, risultato che resta fermo sullo 0-0, ma Melia si è reso pericoloso con una bella serpentina. È entrato in area il classe 2002 del Mazzara, poi il suo destro è finito alto. Calcio di rinvio per il Monreale battuto adesso da Ingrassia.
cerca e trova Canzoneri, va al rinvio lungo il numero 3 del Monreale, la palla finisce direttamente in fallo laterale anche per via del vento. Zerillo poi prova a rilanciare l'azione del Mazzara, palla intercettata dalla difesa della squadra in maglia verde, poi Punzi giganteggia sul numero 10 Dali, rimessa laterale per il Monreale in questa occasione. Vitrano per Dali. Dali perde il contrasto con Melia, palla in fallo laterale, già battuto dal Mazzara. Guayana riparte da Punzi. Poi ancora Costantino per Pirrello. Pizzolato. Allarga sulla destra per Bulades. Bulades, il suggerimento per Di Peri non è preciso, recupera palla il Monreale con Cervello. Cervello che salta secco Guayana, prova a fare lo stesso con Di Peri, poi sbaglia l'appoggio per il compagno, recupera palla il Mazzara. Bulades torna indietro da Pizzolato, che serve nelle vicinanze Punzi. Punzi poi a cercare Melia, palla che arriva sui piedi del numero 7, che poi salta secco Canzoneri. Melia si intestardisce un po', subisce anche fallo da Canzoneri, guadagna un calcio di punizione per il Mazzara. Punzi per Pirrello. Arbitro che fa ripetere la battuta del calcio di punizione. Adesso è tutto ok, Punzi adesso va da Pizzolato. Pirrello. Bulades. Cerca e trova Di Peri all'altezza della linea di centrocampo. Zerillo. Torna indietro da Punzi. Prova ad allargare nella zona di El Amraoui, non riesce ad arrivare dal numero 10, è Monreale che adesso prova a ripartire. Cervello sulla sinistra, poi il guizzo a cercare Rizzo. Bulades recupera palla per il Mazzara che riparte da Pizzolato. Punzi. Punzi per Guayana, trattenuto da parte del difensore del Monreale. Guayana resiste e prova a lanciare Melia. Melia in pressione su Ingrassia che va direttamente al rinvio nella zona di Vitrano. Poi Zerillo vince il duello aereo, mette in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Monreale all'altezza della panchina della formazione palermitana. Si perde un po' di tempo per rimettere la palla in gioco. Adesso Vitrano a cercare Nanio. Palla in avanti di Vitrano, troppo in avanti, arriva direttamente nella zona di Pizzolato, fa ripartire l'azione del Mazzara da Pirrello, poi Di Peri. Bulades. Ancora Di Peri. Punzi in avanti per Melia. Melia subisce fallo da parte di Canzoneri e guadagna un calcio di punizione per i gialloblu, già battuto. Di Peri per Bulades. Formazione quasi del tutto confermata, quella del Mazzara, rispetto all'impegno infrasettimanale di mercoledì, quando appunto il Mazzara espugnò Favara. Gli unici due cambi sono Di Peri con la maglia numero 4 al posto di Danilo Abbate e Melia, come dicevamo anche in apertura di match, al posto di Bace con la maglia numero 7. Bace che era dato nella formazione titolare, poi probabilmente avrà accusato un problemino durante il riscaldamento, e così ecco che Melia ha preso il suo posto nell'11 titolare. Palla in fallo laterale, adesso c'è Zerillo a battere questa rimessa con le mani, a cercare subito Guayana. Guayana riparte da Pirrello. Allarga sulla destra per Bulades, il numero 2 prova a guadagnare metri, chiama anche a sé i compagni, poi torna indietro da Pirrello. Di Peri. Di
Di Peri per El Amraoui. El Amraoui prova a saltare cervello, poi torna indietro da Costantino, che serve Punzi, difensore ex Akragas, avanza, poi serve Maniscalchi. Costantino ancora per Punzi. Pirrello. Di Peri. Sulla destra per Bulades. Adesso Guayana che va incontro al pallone. Guayana poi prova a saltare il numero 5 Zammitti, difende comunque il possesso del pallone, prova il sinistro. Palla bloccata da Ingrassia, altra piccola chance per il Mazzara con questo sinistro di Guayana, troppo debole per impensierire Ingrassia. Quando siamo al 24esimo si resta dunque sullo 0-0. El Amraoui recupera palla all'altezza del centrocampo per il Mazzara, poi la sfera viene controllata da Punzi. Zerillo, ancora Punzi. Guayana poi sulla sinistra per Maniscalchi, che non riesce a mantenere il pallone in campo. Il guardaline segnala che la sfera è finita al di là della linea e dunque fallo laterale per la squadra in maglia verde. Adesso Guayana prova a recuperare palla su Canzoneri, che è costretto a ripartire da Ingrassia. Ingrassia studia il piazzamento dei compagni, poi preferisce lanciare lungo. C'è Namio che controlla aiutandosi con un braccio, se ne accorge l'arbitro che comanda un calcio di punizione in favore del Mazzara. Calcio di punizione già battuto, palla allargata sulla destra per Bulades, che poi si appoggia su Di Peri. Prova a lanciare El Amraoui, ma recupera palla il Monreale. Poi Ingrassia ad anticipare Guayana. Vanno a vuoto nel contrasto aereo Bulades e l'avversario. Palla poi messa a terra da Cervello, che non riesce a servire il compagno di squadra. Maniscalchi recupera il pallone e allarga subito sulla sinistra per Melia, che si accentra. Bel filtrante per Guayana, che prova a punire. E poi arriva Maniscalchi, che porta in vantaggio il Mazzara. Quando siamo al 25esimo minuto, Mazzara 1, Monreale 0, autore del gol Ferdinando Maniscalchi, che ha approfittato di una ribattuta da parte di Ingrassia sul tocco di Guayana. Dunque ribadiamo il risultato: quando siamo al 25esimo minuto, Mazzara che si porta in vantaggio grazie alla rete di Maniscalchi. Due tattiche diverse quelle delle due formazioni in campo finora. Monreale molto attendista nei confronti del Mazzara. Mazzara che invece ha provato a impostare la manovra con un possesso palla prolungato, e al 25esimo Maniscalchi è riuscito a portare in vantaggio i suoi. Adesso Monreale che dovrà cambiare registro se vorrà recuperare il pallone, il risultato. Melia prova a scappare sulla sinistra, subisce la trattenuta da parte di Canzoneri, che è anche il primo calciatore a finire sulla lista dei cattivi dell'arbitro. Cartellino giallo per il numero 3 del Monreale, che è il primo ammonito della gara. Gara molto corretta fin qui, ritmi non troppo alti finora, ma l'impostazione della gara da parte della squadra di mister Domenicali è bastata a far passare il Mazzara in vantaggio. Costantino torna indietro da Di Peri, che allarga per Pirrello, poi Punzi, Costantino, ancora Di Peri per Pirrello. Bulaves prova a servire El Amraoui, recupera palla però il Monreale, se la cava la retroguardia palermitana in qualche modo, poi Pirrello fa carambolare il pallone su Gassone, che se la trascina fuori. Palla in fallo laterale. Bulades lancia in avanti El Amraoui. El Amraoui che salta il diretto avversario e prova a entrare in area di rigore, il numero 10, poi prova a mettere in mezzo
non riesce a far valere le sue intenzioni, il Monreale recupera il pallone, poi Cervello salta Costantino. Molto dinamico questo ragazzo, questo 2005, che poi allarga sulla destra per Vitrano. Lancia in avanti a cercare il numero 11 Namio. Palla troppo lunga per lui. E sfera direttamente in fallo laterale. Intanto Elambraui è rimasto a terra nell'area di rigore del Monreale, dopo il contrasto subito poc'anzi. Adesso si è rialzato il numero 10, capitano del Mazzara. Intanto si riprende a giocare con il Mazzara in possesso del pallone con Guayana. Torna da Pizzolato. Pizzolato per Pirrello. Pirrello allarga sulla destra per Bulades. Palla messa in fallo laterale da Bulades. C'è adesso un altro calciatore del Mazzara a terra. Non riusciamo da qui a capire di chi si tratta, la nostra visuale è ostruita dal guardaline. È Guayana che è rimasto a terra. Speriamo non si tratti di nulla di grave per lui, anche perché il Mazzara non è che abbia grosse alternative in avanti. Entra lo staff medico in campo a soccorrere Guayana, che fatica, che zoppica vistosamente. Deve aver subito un colpo il numero 9. Vedremo se riuscirà a rientrare in campo, però insomma, essere onesti, da come zoppica non sembra nulla di buono per il numero 9 dei Canarini. Guayana che viene portato verso la panchina dallo staff sanitario del Mazzara. Intanto la panchina del Mazzara si prepara proprio alla sostituzione. Vediamo mister Domenicali che dà indicazioni a Mendy, dunque sarà lui probabilmente a subentrare a Guayana. Intanto il Monreale batte il fallo laterale e con fair play restituisce palla al Mazzara. Pizzolato. Punzi. Zerillo. Zerillo prova, poi riesce a servire Melia, che va a memoria nella zona occupata da Guayana. Non c'è però il numero 9. Monreale può agevolmente recuperare il possesso della sfera. Adesso è Namio che riparte da dietro. Canzoneri in avanti a cercare l'inserimento di Rizzo, che sguscia via a Zerillo. Rizzo entra in area di rigore, prova a mettere in mezzo. La palla arriva nella zona di Cervello, che rimette ancora una volta in mezzo. Punzi libera l'area di rigore, si salva qui il Mazzara. Prima occasione della partita per il Monreale quando siamo alla mezz'ora. Se l'è cavata abbastanza bene qui la difesa del Mazzara, con Punzi che è stato il più lesso di tutti a mandare via il pallone. Adesso è tutto pronto per il cambio, dunque Guayana non ce la fa a rientrare. E dunque il suo posto viene preso da Abu David Mendy. Un gol in stagione per lui fin qui, il gol che aveva portato il Mazzara in vantaggio sul campo della Parmonval, la partita che poi finì in parità 1-1. Ma intanto Mendy, il norvegese di origine senegalese, entra in campo al posto del numero 9 Guayana. Intanto il Monreale restituisce ancora una volta il pallone con grande fair play al Mazzara. Poi Pizzolato prova a lanciare subito sulla sinistra Melia combatte, duella con il diretto avversario, guadagnando anche un fallo laterale. Rimessa con le mani battuta da Zerillo, che cerca subito Mendy. Mendy difende il pallone sulla pressione del difensore avversario, poi allarga ancora su Zerillo, che mette in mezzo nella zona di Elambraoui. La difesa del Monreale se la cava ancora una volta. Maniscalchi recupera palla per i gialloblu. Zerillo a memoria nella zona occupata dal centravanti. Ancora palla che è appannaggio della formazione canarina. Poi la sfera viene allargata sulla destra per Bulades, che tocca poi per Di Peri.
Maniscalchi, Elamraoui prova a saltare il diretto avversario, perde palla, aveva cercato di servire un compagno con un filtrante, poi il Monreale è stato abile a recuperare il pallone. Adesso prova in contropiede il Monreale, palla per Gastone in dubbia posizione di fuorigioco. Così è, Gastone era andato a segno, ma l'arbitro aveva fermato tutto per fuorigioco da parte del numero 9 del Monreale. Mazzara, che però qui ha rischiato grosso, insomma, si è ritrovato in un 2 contro 1, in una situazione di 2 contro 1. Cose da non rischiare, situazioni da non prendere. Poi c'è ancora Cervello che recupera palla all'altezza del centrocampo, prova ad allargare sulla sinistra per Vitrano, che però si trascina la palla al di là della linea. E il guardaline segnala una rimessa laterale in favore del Mazzara. Bulades con le mani a cercare Mendy, colpo di testa di Mendy a trovare Elamraoui, che poi subisce anche un colpo. L'arbitro se ne accorge e comanda un calcio di punizione per i gialloblu. Si scusa con Elamraoui, l'autore del fallo. Diciamo, speriamo di non si tratti di nulla di troppo grave per Guayana, perché il Mazzara in attacco è con le alternative contate. Ricordiamo che Mendy non è un centravanti, è adattato centravanti, ma lui di ruolo naturale è un esterno d'attacco. Tanto palla allargata sulla destra per Bulades, che mette giù il pallone ma subisce il rientro da parte del 2005 Cervello, poi Bulades commette fallo sul numero 8 e l'arbitro concede un calcio di punizione al Monreale. Ancora in Garcia sul punto di battuta. Ingrassia invita i compagni a salire, dunque probabilmente opterà per il rinvio lungo. Così è, palla intercettata da Di Peri, che prova a lanciare Mendy con un colpo di testa. Il Monreale prova a sua volta a rimettere palla in avanti. Punzi poi resta a terra dopo un contrasto aereo con Gastone. L'arbitro fischia un calcio di punizione in favore dei gialloblu. Arbitro che fa ripetere ancora una molto fiscale, fin qui il direttore di gara, fa ripetere ancora una volta la battuta del calcio di punizione. Pizzolato per Di Peri, che poi serve subito Elamraoui, perde palla il numero 10 del Mazzara. Monreale che può ripartire, il servizio di Dali per il compagno non è dei migliori, il Mazzara recupera il pallone, poi Pirrello lancia lungo nella zona di Mendy, che si appoggia su Maniscalchi. Adesso una situazione di 4 contro 4 nella metà campo del Monreale. Maniscalchi cerca il filtrante per Media, arriva la deviazione da parte di un difensore del Monreale, la palla termina direttamente in fallo laterale. Zerillo ancora per Maniscalchi. Maniscalchi premia la sovrapposizione di Zerillo, che poi mette in mezzo nella zona in cui non ci sono maglie gialle. Il Monreale si salva ancora una volta mettendo la sfera in fallo laterale. Ancora Maniscalchi in possesso del pallone. Su il gol che sta decidendo il match finora. Maniscalchi per Di Peri, che con l'esterno trova Costantino. Non riesce a controllare il centrocampista ex Akragas, che poi resta lì a duellare con il diretto avversario. Filtrante nella zona di Mendy, che prova a girarsi in area di rigore. Fa valere il fisico il norvegese, anche in maniera irregolare a giudizio dell'arbitro, che comanda un calcio di punizione in favore del Monreale. Si era smarcato nei confronti di due avversari, Mendy con una bella giocata, in maniera irregolare secondo l'arbitro, e dunque calcio di punizione in favore della formazione ospite. Trentasettesimo minuto in corso, ricordiamo il Mazzara conduce per 1-0 per effetto della rete realizzata al 25esimo da Maniscalchi, che ha approfittato di una ribattuta corta da parte di Ingrassia sulla conclusione di Guayana. Intanto Mazzara che si ripropone in avanti, il servizio di Maniscalchi per Elamraoui non è preciso, il Monreale recupera il pallone, poi lancio di Cervello nella zona di Gastone anticipato da Punzi, protesta Gastone per un presunto tocco di mano da parte del difensore del Mazzara, non ravvisa nulla di irregolare la terna arbitrale. Costantino ora in possesso della sfera, allarga nella zona di Bulades. Bulades che prova a guadagnare metri, poi si appoggia su Elamraoui.
L'Amraoui per Di Peri, non è preciso il servizio del numero 10, il Monreale recupera palla, ma la sfera resta lì ed è ancora una volta l'Amraoui a recuperarla per il Mazzara, poi Di Peri. Bella giocata di Di Peri che torna però indietro da Pizzolato. Punzi. Avanza Punzi e poi serve Melia che si appoggia al volo da Maniscalchi. Lancio sulla sinistra per Zerillo. Zerillo può puntare l'avversario e cercare di saltarlo, poi torna sui suoi passi invece il terzino palermitano. Costantino per El Amraoui, palla forse troppo lunga per il numero 10 che riesce a tenerla in campo, anzi no. L'arbitro segnala che la sfera ha oltrepassato la linea di fondo e dunque sarà rimessa dal fondo con, per il Monreale. Palla già rimessa in gioco da Ingrassia, che dialoga con un difensore. Poi lancio lungo dalla sinistra, intercettato dal Mazzara. Melia sulla tre quarti avversaria. Maniscalchi. El Amraoui. Ancora El Amraoui prova a portarsi al limite dell'area il numero 10. Poi prova la conclusione col sinistro. Palla che esce di un soffio alla destra del palo della porta difesa da Ingrassia. Altra occasione per il Mazzara quando siamo al 39esimo minuto con questo sinistro di El Amraoui che è finito appena al lato. Adesso Monreale che prova a riproporsi in avanti. Rizzo, palla per Gassone che punta a Pirrello, poi però il Mazzara recupera palla soltanto per un attimo, termina a terra un calciatore del Monreale, si tratta di Rizzo, termina a terra anche Gassone. L'arbitro poi comanda un calcio di punizione in favore della formazione ospite. Monreale che continua nella sua striscia poco lusinghiera fin qui. La squadra palermitana ha infatti sempre subito almeno un gol in tutte le gare giocate in questo 2022. Ricordiamo, dopo il successo ottenuto nella prima giornata di ritorno contro il CUS Palermo per 2-1, sono arrivate 8 sconfitte consecutive per il Monreale. Adesso Gastone batte subito il calcio di punizione, la palla viene allontanata dalla difesa del Mazzara. Sulla sinistra c'è Namio che punta Melia. Salta secco Melia, poi palla allargata sulla sinistra per il numero, dovrebbe essere il numero 10, è così, Dali, pescato in posizione di fuorigioco, calcio di punizione per il Mazzara dunque, quando siamo al 41esimo minuto. Pizzolato cerca e trova Punzi, Punzi per Costantino, Di Peri, ancora Costantino con un controllo un po' rischioso. Pirrello in avanti per Mendy, va a vuoto il difensore del Monreale, poi non è perfetto neanche il rinvio da parte di D'Amore. Mendy controlla palla all'altezza della linea laterale, Mendy salta un avversario, non riesce a saltare anche Zammitti che poi lo salta a sua volta. El Amraoui però sradica il pallone dai piedi di Zammitti, entra in area di rigore e prova a servire Melia. Adesso palla che resta lì, Bulades! Mazzara vicinissimo al 2-0, grande intervento di Ingrassia con i piedi, un intervento di puro istinto da parte del portiere palermitano. Ad andare vicino al gol è stato Bulades, ma il Monreale si è salvato in questa occasione. Poi Melia recupera palla in maniera irregolare secondo l'arbitro, che concede un calcio di punizione al Monreale. Dunque, quando siamo al 42esimo minuto, Mazzara vicinissimo al 2-0 con questo destro di Bulades. Grandissimo intervento con i piedi di Ingrassia che anche all'andata salvò i suoi in più di un'occasione. Adesso fallo di Maniscalchi sul numero 7 Molinini e altro calcio di punizione per il Monreale. Namio per Canzoneri. In avanti il servizio non è corretto, recupera palla Zerillo che poi commette fallo su un Namio e si becca il cartellino giallo il terzino del Mazzara, secondo ammonito della gara dopo
il numero 3 del Monreale Canzoneri, ammonito anche l'altro numero 3, quello del Mazzara. Si tratta di Tonino Zerillo. Adesso Canzoneri batte il calcio di punizione, poi cerca in avanti Gastone. Palla che arriva nella zona di Zammitti, che prova il destro. Palla lontana dalla porta, difesa da Pizzolato. E dunque rimessa dal fondo per il Mazzara. Rimessa dal fondo già battuta. Punzi per Pizzolato. Di Peri. Mentre soffia forte il vento, dicevamo anche in apertura di telecronaca, vento che può condizionare la partita soprattutto nei palloni alti. Ancora Punzi in possesso del pallone. Maniscalchi. Maniscalchi prova a saltare un avversario, poi si fa rubare il pallone. Palla in avanti per il numero 10, che non riesce a controllare. Era uscito anche Pizzolato dall'area di rigore, la difesa del Mazzara ha preferito rifugiarsi in fallo laterale onde evitare inutili rischi. Mazzara, che sembra in apparente controllo della gara, gare che però sono da chiudere per evitare un ritorno degli avversari, soprattutto nel secondo tempo. Adesso Gastone al limite dell'area, cerca e trova Molinini, che riparte però dalla zona di Zammitti, sulla sinistra per Cervello. Cervello allarga ancora una volta sulla sinistra, poi la palla viene restituita proprio al numero 8 del Monreale, che prova a farsi valere. Mazzara recupera il pallone, palla che viene lanciata in avanti per Mendy, si salva il numero 4 d'Amore mettendo la sfera oltre la linea. Fallo laterale già battuto dal Mazzara. Sponda di Mendy per El Amraoui, che mette giù il pallone, poi serve Melia al limite dell'area. Melia controlla, arriva però proprio Cervello a sradicargli il pallone, a far ripartire l'azione del Monreale. C'è però fuori gioco da parte del numero 10 Dali, segnalato dal primo assistente dell'arbitro. E dunque calcio di punizione per il Mazzara. Zerillo. Zerillo per Costantino. Costantino poi torna indietro da Punzi. Pizzolato. Pirrello. Pirrello ancora per Pizzolato, siamo al 45esimo minuto, arbitro che concede addirittura 3 minuti di recupero, cosa inusuale nel primo tempo. Se abbiamo visto bene la segnalazione dell'arbitro, sono 3 i minuti di recupero concessi. Recupero che è già partito da una ventina di secondi. Palla poi in avanti a cercare Gastone, Punzi fa valere il fisico, recupera il pallone per il Mazzara e riparte da Pizzolato. Bulades. Bulades prova ad avanzare sulla destra, poi torna nella zona di Peri. Mendy. Servizio ancora una volta per Bulades. Pirrello. Torna indietro da Pizzolato il numero 5 del Mazzara. Costantino, nella zona in cabina di regia. Maniscalchi ancora una volta indietro da Punzi. Sembra un po' voler tramortire i ritmi della gara il Mazzara. Poi Maniscalchi prova a lanciare in avanti Melia, che duella con il numero 3 del Monreale Canzoneri, costretto a mettere la palla in out. Di Peri poi controlla al limite dell'area, prova a superare addirittura 3 avversari, non ci riesce, ma Costantino recupera palla per il Mazzara. Lascia lì però la sfera il numero 8 e il Monreale può ripartire in contropiede. Gastone. Gastone salta Costantino, salta anche Zerillo. Studia il piazzamento dei compagni, poi il servizio non è dei più precisi, ma Maniscalchi recupera palla per il Mazzara. Mendy. Zerillo. Ancora Maniscalchi. Mendy. Ancora Maniscalchi. Zerillo. Zerillo ha provato l'imbucata per Mendy, palla intercettata dal Monreale, poi Meli allarga il gioco sulla destra per Bulades, che mette il pallone giù a terra. Maniscalchi per Di Peri. El Amraoui.
Amraoui prova a superare Cervello, che è bravo con una scivolata a sradicargli per un attimo il pallone, palla che resta lì, Bulates prova a mettere in mezzo, ma ancora una volta Cervello evita guai peggiori per il Monreale. Adesso direttore di gara che richiama l'attenzione dello staff medico del Monreale, perché c'è il numero 7 Molinini che è rimasto a terra dopo il contrasto di qualche secondo fa. C'è un Mazzara che sta controllando abbastanza agevolmente il risultato, ha provato più di una volta a cercare e a trovare il gol del raddoppio senza riuscirci, forse è mancato un po' di lucidità in avanti, un po' di convinzione in più. Ricordiamo che è importante chiudere le partite onde evitare appunto il ritorno degli avversari nel corso della seconda frazione di gioco. Adesso si può riprendere a giocare. Palla messa in area per l'Amraoui, se la cava qui la difesa del Monreale che poi allontana la sfera in una zona in cui però non ci sono maglie verdi, c'è soltanto Pizzolato che addomestica il pallone con i piedi e serve Punzi nelle vicinanze. Costantino, Di Peri sulla destra per Bulates, duplice fischio dell'arbitro in questo istante, si va al riposo con il Mazzara in vantaggio per 1-0. Decide finora la rete di Maniscalchi al 25esimo minuto. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ci rivedremo, ci risentiremo per il secondo tempo tra circa un quarto d'ora. Riprendiamo la linea dallo stadio Nino Vaccara, dove è tutto pronto per il secondo tempo, si attende solo il fischio dell'arbitro, si attende che Ingrassia, il portiere del Monreale, raggiunga la porta per dare l'ok al direttore di gara. Dunque manca solo il fischio d'inizio, si ripartirà dal risultato di 1-0 in favore del Mazzara in virtù della rete realizzata nel primo tempo, al 25esimo del primo tempo da Maniscalchi, partiti adesso al Nino Vaccara. Ora andremo a leggere anche le formazioni, non ci sono stati cambi rispetto ai 22 che hanno concluso la prima frazione di gioco, dunque fra qualche istante andremo anche a rileggere le due formazioni che sono scese, sono tornate in campo. Intanto Mendy subisce fallo da Zammitti e guadagna un calcio di punizione in favore del Mazzara. Dunque andiamo a ribadire quelli che sono gli 11 in campo del Monreale: Ingrassia, Vitrano, Canzoneri, D'Amore, Zammitti, Rizzo, Molinini, Cervello, Gastone, Dali e Namio. Allenatore Santo Marramaldo. Intanto l'Amraoui al limite dell'area prova a mettere in mezzo con il destro, servizio un po' troppo lungo per tutti, poi Rizzo controlla la sfera e aspetta che la stessa termini oltre la linea laterale. Mazzara che risponde con Pizzolato, Bulates, Zerillo, Di Peri, Pirrello, Punzi, Melia, Costantino, Mendy, l'Amraoui e Maniscalchi. Un solo cambio fin qui operato da mister Domenicali nel corso del primo tempo, cambio forzato per l'infortunio occorso a Simone Guaiana. Al suo posto è entrato sul terreno di gioco il norvegese di origine senegalese Abu David Mendy. Tanto Bulates serve palla a El'Amraoui che prova a restituirgli il pallone. Arriva però l'anticipo di Cervello che poi fa secchi i due avversari, subisce anche fallo. Molto dinamico il numero 8 del Monreale, ricordiamo che si tratta di un 2005, di un ragazzo molto giovane, il più giovane in campo. Ha subito fallo in questo caso, è calcio di punizione per il Monreale. Dunque dicevamo Mazzara che nel primo tempo ha trovato il gol del vantaggio con Maniscalchi, bravo ad approfittare di una ribattuta un po' troppo corta da parte di Ingrassia sul tentativo di Guaiana, poi i gialloblu hanno avuto anche altre occasioni da gol ma non sono riusciti a sfondare. Intanto è il numero 11 Namio che ci prova con un esterno sinistro, palla che finisce al di là del campo, dunque Pizzolato attende che la sfera... attende un pallone per rimettere la sfera in gioco. Adesso palla per Pizzolato che cede l'incarico a Punzi, ancora Pizzolato, Zerillo prova a puntare Rizzo, poi col mancino
prova a lanciare in profondità Mendy che punta D'Amore. Mendy salta D'Amore con un fallo a giudizio dell'arbitro, aiutandosi col fisico in maniera irregolare secondo il direttore di gara. Dunque calcio di punizione già battuto dal Monreale, che prova a proporsi in avanti. Filtrante per Gassone, anticipato da Punzi, era in posizione irregolare però il numero 9 del Monreale. Andiamo anche a ricordare quella che è la terna arbitrale che dirige quest'oggi l'incontro del Nino Vaccara. Arbitra l'incontro il signor Lorenzo Armenia della sezione di Ragusa, coadiuvato da Marco Riccobene di Enna e da Filippo Luca Scannella di Caltanissetta. Adesso Melia prova a lanciare Mendy che scivola, perde l'attimo buono, Zammitti mette direttamente in fallo laterale. Costantino lascia l'incarico a Zerillo. Poi la pressione da parte di Molinini su Maniscalchi e palla nuovamente oltre la linea laterale. Adesso lancio in profondità a cercare Meli, anticipato dalla difesa del Monreale. Di Peri vince un paio di contrasti e serve Maniscalchi. Filtrante di Maniscalchi per Melia, che prova a superare in velocità il diretto avversario. Perde però il possesso del pallone il Mazzara. Poi Rizzo vince un contrasto con Maniscalchi. Ancora Rizzo, dopo aver dialogato con un compagno, salta secco Di Peri. Rizzo, break del Monreale che supera la linea del centrocampo. Palla sulla sinistra per Vitrano. Vitrano punta El Amraoui, che recupera la sfera trascinandosela oltre la linea. Sarà rimessa laterale per il Monreale. A incaricarsene, come dicevamo, il giovane Cervello, che cerca e trova il proprio numero 10, Dali. Poi vince un paio di contrasti El Amraoui, anche subendo fallo secondo l'arbitro. Sarà calcio di punizione per il Mazzara. Pirrello riparte da Pizzolato. Pizzolato allarga sulla sinistra per Zerillo. Di Peri. Di Peri sulla destra per Bulades, all'altezza della linea del centrocampo. Bulades serve Maniscalchi, che subisce anche uno spintone regolare a giudizio del direttore di gara. È Monreale che può ripartire in avanti. Filtrante per Namio. Monreale pericoloso in questa occasione. Il sinistro di Namio termina però largo alla destra della porta, difesa da Pizzolato. È una delle prime occasioni questa del Monreale, si è reso pericoloso soltanto una volta nel corso del primo tempo. Intanto si riprende a giocare in questo istante. Punzi per Pizzolato. Bulades mette giù il pallone e serve Melia. Melia non premia la sovrapposizione di Bulades, preferisce invece andare da Mendy, che difende il pallone nonostante... Poi c'è un po' di confusione in questo momento in campo. Forse c'era fallo su Mendy, invece il fallo è stato assegnato al Monreale. Calcio di punizione per la formazione ospite. Incaricarsene ancora una volta il portiere dei palermitani in Grassia, mentre c'è una sostituzione per il Mazzara. Lascia il campo il numero 3 Antonino Zerillo, al suo posto dentro il numero 13 Paolo Enea, quando siamo al 52esimo minuto. C'è anche una sostituzione nel Monreale, vedremo di chi si tratta. Uscire dovrebbe essere stato il numero 2 per il Monreale, Francesco Vitrano, dentro il numero 15 Marco De Cofano, un altro classe 2005 per il Monreale in campo. Tanto si riprenderà con un calcio di punizione, arbitro che invita Ingrassia a indietreggiare. Ingrassia è pronto a rimettere il pallone in gioco. Rinvio lungo da parte del portiere del Monreale. C'è Punzi che all'indietro cerca e trova Pizzolato, con forse con qualche rischio di troppo, ma l'intervento del difensore ex Akragas è stato comunque efficace.
Adesso palla rimessa in gioco da Pizzolato a cercare proprio Punzi. Palla in avanti a cercare Lambraui, non arriva sul pallone il numero 10, ci arriva invece Costantino che recupera la sfera per il Mazzara. Poi è Lambraui, il cui controllo non è perfetto, perde il pallone. C'è Bulades stavolta a intercettare il tentativo di passaggio in avanti del Monreale. Adesso Cervello ha qualche difficoltà nel controllo di questo pallone. Arriva la pressione di Melia che recupera la sfera, poi Melia subisce la scivolata da parte di Zammitti. Ancora Melia, c'è ancora un altro fallo fischiato ai danni di Mendy. Anzi, forse una posizione irregolare, dovrebbe essere fuori gioco, fischiato a Mendy. E dunque altro calcio di punizione per il Monreale. Soffia ancora forte il vento qui sul Nino Vaccara. Calcio di punizione battuto da Ingrassia a cercare in avanti Dali, che mette giù il pallone, poi punta Enea. Lo salta Dali, lo salta ancora una volta, poi viene messo giù da Enea, che commette fallo a giudizio del direttore di gara. Calcio di punizione in una zona vicino alla bandierina per il Monreale. Sembra aver cominciato questo secondo tempo con un altro piglio rispetto alla prima frazione di gioco, quando abbiamo visto comunque una formazione abbastanza attendista nei confronti del Mazzara. Mazzara che invece ha provato a impostare azioni giocando il pallone soprattutto a terra e provando a costruire da dietro. Fatto sta che il risultato è ancora in bilico, 1-0 in favore del Mazzara, e Monreale che adesso a questa occasione, con quello che potremmo definire un calcio d'angolo corto, vista la zona di campo in cui si batterà questo calcio da fermo. Sul punto di battuta c'è proprio il numero 10 Dali, che prova a mettere in mezzo, anzi ha provato direttamente la conclusione in porta, colpo di testa di Mendy a liberare in calcio d'angolo. Adesso corner per il Monreale, ancora Dali, corner battuto corto, palla ancora per il numero 7 Molinini, che prova a mettere in mezzo. Pizzolato salta più in alto di tutti e agguanta la sfera, poi prova a far ripartire i suoi lanciando lungo ma basso, palla che arriva a Mendy. Bello il passaggio di Mendy per Lambraui, che può involarsi verso l'area di rigore. C'è Gastone a contrastarlo. Ancora Lambraui che vince il contrasto, poi arriva l'incredibile autogol. Mazzara che trova il gol del 2-0. Un bel contropiede orchestrato dalla formazione gialloblu. Mendy che ha provato ad allargare per Lambraui, poi Lambraui ha concluso in porta la respinta di Ingrassia e l'autogol del numero 7 Molinini. Dunque, quando siamo al 55esimo, Mazzara che si porta sul 2-0. C'è un'altra sostituzione intanto nella formazione ospite. Lascia il campo il numero, anzi doppio cambio per gli ospiti. Lascia il campo il numero 10 per il 17 Gnoffo. Vedremo poi quale sarà l'altra sostituzione per il Monreale. A entrare sarà il numero 18, ci è parso di vedere. Esattamente il numero 18 Gioacchino Saia. A lasciare il campo è il numero 9, Davide Gastone. Dunque, quando siamo al 56esimo minuto, Mazzara che ha trovato il gol del 2-0, una bella ripartenza da parte della formazione gialloblu. Ripartenza che è nata proprio da un rinvio basso di Pizzolato, poi Mendy, il bel filtrante per Lambraui che è entrato in area, ha concluso verso la porta, la respinta di Ingrassia, Molinini ha depositato il pallone in fondo alla propria rete. Adesso giganteggia Zammitti, che di testa prova a rilanciare l'azione dei suoi. La palla però termina al di là della linea dopo una deviazione di un calciatore del Mazzara, sarà dunque fallo laterale in favore degli ospiti.
c'è Cervello pronto a battere questo fallo laterale, palla in avanti, l'anticipo di Enea con un colpo di testa è ancora rimessa laterale per il Monreale. Di Peri recupera palla per il Mazzara, la recupera però a sua volta ancora una volta il Monreale con Cervello che prova ad affrontare tre avversari, poi si appoggia su Molinini che prova subito a rimediare all'autogol impegnando Pizzolato. Bel destro a giro da parte del numero 7 Molinini. Pizzolato ha preferito rifugiarsi in calcio d'angolo deviando con la mano destra. Adesso corner battuto, Pizzolato anticipa tutti agguantando la sfera e prova a far ripartire il Mazzara. L'Amraoui prova a servire il numero 7 Melia. Melia poi salta due avversari, allarga sulla destra per Maniscalchi che ha tanto campo libero davanti a sé. Maniscalchi entra in area di rigore, punta il numero 8 Cervello, mette in mezzo, la palla viene deviata, poi colpo di testa di Bulades che incredibilmente non c'entra la porta da posizione ravvicinata. Monreale che adesso prova a ripartire e ad accelerare i ritmi di questa gara. Palla in avanti per il numero 11 Namio, messo a terra da Di Peri che finisce sul taccuino dei cattivi. Dunque terzo ammonito di questo incontro, si tratta del numero 4 del Mazzara, Totò Di Peri. Calcio di punizione per il Monreale. Calcio di punizione appena battuto, c'è Mendy ad anticipare tutti quanti, poi Melia prova a far ripartire il Mazzara puntando il diretto avversario, Monreale che recupera il pallone col numero 15 De Cofano. Zammitti poi dialoga proprio con De Cofano, palla per Namio che allarga sulla destra, Rizzo è tutto solo, prova a puntare Bulades a entrare in area, Bulades lo anticipa e mette il pallone in calcio d'angolo. Calcio d'angolo appena battuto, poi troppo lungo, ma c'è il numero 18 Saia a controllare la sfera, prova a entrare in area Saia che poi cade anche a terra commettendo addirittura fallo a giudizio del direttore di gara. Calcio di punizione in favore del Mazzara. Terzo cambio intanto pronto tra i gialloblu. Entrare stavolta il numero 16 Ciccio Cardella, prende il posto del numero 4 Salvatore Di Peri, ammonito poc'anzi. Applausi per Di Peri da parte del pubblico del Nino Vaccara. Dunque al 62esimo minuto, terzo cambio per mister Domenicali. Pizzolato batte nella zona di Punzi e torna ancora una volta dall'estremo difensore gialloblu. Costantino. Punzi. Prova a guadagnare qualche metro l'ex difensore dell'Acragas, poi prova ad appoggiarsi a Bulades, il cui servizio per l'Amraoui non è preciso. Il numero 10 comunque recupera la sfera e serve proprio il neoentrato Cardella. Costantino cambia gioco sulla destra provando a lanciare Melia. Compito difficile quello di Melia, non riesce a mettere giù il pallone il numero 7, era veramente difficile. Adesso sarà fallo laterale per il Monreale appena battuto. Numero 7 Molinini sta provando in tutti i modi a rifarsi dopo l'autogol che al 55esimo minuto ha consentito al Mazzara di portarsi sul 2-0. Costantino prova a cambiare gioco sulla sinistra, palla troppo lunga per Bulades che non riesce a controllare. Sarà ancora una volta rimessa con le mani per il Monreale. Monreale
Maniscalchi adesso prova ad avanzare per il Mazzara, la difesa del Monreale allontana il pallone, poi Pirrello alza uno strano campanile. Palla lanciata in avanti un po' a casaccio dalla mediana del Monreale, Pizzolato lascia che la palla superi la linea laterale e dunque sarà rimessa con le mani per i gialloblu. C'è Paolo Enea a incaricarsi della battuta di questa rimessa laterale. Enea per Mendy che allarga sulla destra per Melia. Filtrante di Melia per Maniscalchi che parte in posizione regolare. Maniscalchi punta l'area di rigore, entra in area di rigore Maniscalchi, poi prova ad allargare per Mendy che a due passi dalla porta mette in rete. Dunque quando siamo esattamente al 64esimo minuto, Mazzara che si porta sul 3-0 grazie al gol di Mendy. Bel contropiede questo del contropiede ottimale questo del Mazzara che ancora una volta in ripartenza ha saputo punire gli avversari. 64esimo minuto, il risultato è di 3-0, adesso c'è Molinini pescato in posizione irregolare con la bandierina del secondo assistente che si è alzata a segnalare la posizione di offside. Calcio di punizione già battuto dal Mazzara, Costantino poi con qualche rischio all'indietro per Punzi che di testa appoggia a Pizzolato. Pirrello, anche lui torna indietro da Pizzolato. Studia il piazzamento dei compagni Pizzolato che poi torna ancora una volta da Pirrello. Lancio lungo da parte del numero 5 a cercare la torre di Mendy che non arriva però sul pallone. Gardella mette giù la sfera, poi prova a studiare anche lui il piazzamento dei compagni, si appoggia su Pirrello che poi fa scorrere il pallone all'altezza del centrocampo per Maniscalchi. Grande gesto di altruismo poco fa di Maniscalchi che avrebbe potuto anche concludere verso la porta, invece ha preferito appoggiare a Mendy che ha dovuto soltanto a sua volta appoggiare in rete il pallone che è valso il 3-0. Tanto pronto anche il quarto cambio, la quarta sostituzione per il Mazzara. Quando siamo al 65esimo, fuori il numero 11 Maniscalchi, autore di un'ottima gara, forse il migliore in campo quest'oggi considerando il gol che ha sbloccato la gara e l'assist di poc'anzi per Mendy, dentro col numero 18 Benny Pulizzi. Adesso Monreale che preferisce ripartire dalla retroguardia, Ingrassia va al rinvio lungo a cercare Namio, Bulades subisce forse una spinta, riesce comunque a deviare di testa la palla in fallo laterale, dunque rimessa con le mani per il Monreale con Canzoneri. Sbaglia la rimessa laterale il Monreale, il Mazzara recupera palla con Pulizzi, e poi subisce anche fallo, calcio di punizione per i gialloblu. C'è Pizzolato sul punto di battuta di questo calcio di punizione, Punzi, Pirrello, torna indietro da Pizzolato, Cardella ancora per Pirrello. Pizzolato. Pirrello. Hey.
Adesso Melia per Mendy, che controlla il pallone, poi lo perde sulla pressione di Zammitti, il quale prova a lanciare in avanti l'azione del Monreale. C'è però fuori gioco di rientro da parte di Domenico Gnoffo. E dunque calcio di punizione per il Mazzara. A livello statistico è la terza volta che il Mazzara in un campionato riesce a realizzare tre gol. È già capitato nella gara d'andata qui al Nino Vaccara col Castel Termini, quando il Mazzara si impose per l'appunto 3-0, un 3-0 anche mercoledì sul campo della Pro Favara, e al momento questo col Monreale, quando al fischio finale mancano 22 minuti più recupero, altro 3-0, quindi terza occasione in cui il Mazzara riesce a gonfiare la rete per tre volte nel corso della stessa partita. Adesso Cardella prova ad allargare sulla destra per Melia, lancio impreciso, forse anche per via del vento, e fallo laterale per il Monreale. Già battuto, c'è Molinini che prova a districarsi tra una selva di maglie gialle, poi posizione irregolare ancora una volta da parte di Gnoffo, e calcio di punizione per il Mazzara. Punzi, El Amraoui, salta secco il numero 15 El Amraoui, poi però non riesce a servire un compagno in avanti, la palla arriva comunque tra i piedi di Bulates, che allarga sulla sinistra per Pulizzi, punta l'avversario Pulizzi, punta anche il secondo ma perde il pallone. Monreale che può così ripartire, poi c'è il numero 17 Gnoffo che subisce fallo da Punzi, cartellino giallo per il difensore, che è il quarto ammonito di questa gara, il terzo se andiamo a considerare soltanto i giocatori del Mazzara. Forse un po' severo qui l'arbitro, intervento che comunque per quanto irregolare non era stato cattivo, probabilmente l'arbitro lo ha interpretato come un fallo tattico e dunque automaticamente è scattato il cartellino giallo. Adesso Costantino con un sombrero a superare l'avversario, poi Costantino si appoggia sulla destra su Enea, Enea supera il diretto avversario, poi fa carambolare il pallone tra le gambe di Molinini e guadagna un fallo laterale. Poi Mendy mette a terra il pallone il norvegese, palla che finisce al di là della linea, fallo laterale per il Mazzara, non battuto in maniera perfetta da Melia, il Monreale recupera il pallone, poi Melia a sua volta riesce a conquistare un fallo laterale. Vento che sembra si stia alzando ancora una volta qui sul Nino Vaccara. Mazzara che però sta controllando in scioltezza il risultato. Gialloblu che comandano per 3-0 senza rischiare più di tanto nel corso dei 70 minuti giocati fin qui. Partita in pieno controllo per la formazione di mister Domenicali. Adesso Zammitti allontana un pallone che poteva farsi pericoloso per il Monreale. Sarà fallo laterale proprio per la formazione palermitana. Già battuta la rimessa con le mani, Gnoffo perde il pallone sulla pressione di un difensore del Mazzara, torna indietro da Namio, poi Zammitti, ancora Zammitti che prova a lanciare il numero 18 Saia, palla troppo lunga e sfera che termina direttamente sul fondo. Rimessa dal fondo per il Mazzara, Pizzolato si allarga sulla destra per Pirrello, Pirrello per Cardella, ancora una volta Pirrello, poi Pizzolato va al rinvio, non è perfetto il rinvio da parte del portiere, e palla che finisce sul tetto della tribuna del Nino Vaccara.
fallo laterale per il Monreale, c'è Cervello sul punto di battuta, Enea anticipa il diretto avversario, sfera che termina ancora una volta al di là della linea, non secondo il guardaline, il vento l'ha tenuta in campo, poi Monreale in possesso del pallone, D'Amore preferisce tornare indietro dal portiere Ingrassia sulla pressione di El Amraoui, rinvio da parte di Ingrassia, poi Punzi prova a lanciare di testa Pulizzi, controllo con un braccio, fa segno l'arbitro da parte di Pulizzi e calcio di punizione per il Monreale, già battuto. Palermitani che provano a proporsi sulla fascia destra, l'anticipo di Punzi sul diretto avversario, poi finisce a terra il difensore del Mazzara e l'arbitro comanda un calcio di punizione in favore dei gialloblu. Bulades per Costantino. Pirrello. Palla per El Amraoui. Allarga sulla destra per Enea. Ancora una volta El Amraoui. Gioco di gambe di El Amraoui che arriva quasi al limite dell'area per far esplodere il sinistro giro. Palla intercettata dalla retroguardia del Monreale. Poi fuori gioco da parte di Pulizzi e calcio di punizione per il Monreale. Ammonito in questa occasione anche Pulizzi per aver ostacolato la ripresa del gioco da parte del Monreale. Mentre vediamo che sulla panchina del Mazzara è pronto anche il quinto e ultimo cambio. Tanti applausi per Giorgio Pizzolato che lascia il terreno di gioco al 74esimo minuto. Ed esordio nel campionato di eccellenza per il giovane portiere Simone Marino, classe 2004, che il suo esordio stagionale lo ha già fatto a Castellammare parando per il secondo tempo della partita di Coppa Italia, ma è la prima presenza per lui in campionato, dunque un premio anche a questo ragazzo che si è sempre allenato con grande serietà e di cui si dice un gran bene. Tanto fallo laterale per il Mazzara, l'arbitro invita Enea a indietreggiare il punto di battuta, Enea poi mette in gioco per Mendy che non riesce a controllare, Monreale che prova a riproporsi in avanti, Enea recupera il pallone per i gialloblu, poi si complica un po' la vita e torna indietro da Marino che tocca il suo primo pallone della partita, Marino prova ad appoggiarsi su Enea, il servizio non è preciso, è palla che termina direttamente in fallo laterale. Siamo intanto al 76esimo minuto, Mazzara che controlla agevolmente il risultato, 3-0 per i gialloblu, ricordiamo al 25esimo Maniscalchi a sbloccare la contesa, tanto Monreale che guadagna un calcio d'angolo, dicevamo Maniscalchi che al 25esimo ha sbloccato la contesa, poi il gol, anzi l'autogol di Molinini al 55esimo minuto e la rete di Mendy al 64esimo, intanto calcio d'angolo battuto, il colpo di testa di D'Amore e il Monreale accorcia le distanze quando siamo al 77esimo con D'Amore, dunque aggiungiamo anche D'Amore ai marcatori, dunque Monreale che accorcia le distanze al 77esimo minuto, marcatore D'Amore. Mendy intanto batte il pallone a centrocampo, Mazzara che prova nuovamente a impostare da dietro, Pirrello torna indietro da Marino, rinvio da parte di Marino in avanti a cercare Mendy, l'anticipo di Cervello con un gesto acrobatico, poi Monreale che prova a ripartire, l'intervento di Pirrello non è perfetto, il numero 18 Saia prova a puntare proprio Pirrello che mette in mezzo, arriva però l'anticipo di Punzi che poi prova a far ripartire l'azione del Mazzara, El Amraoui prova a lanciare Melia sulla destra, ha tanto campo libero Melia però posizione irregolare secondo l'assistente, il primo assistente dell'arbitro Ricco Bene di Enna e dunque calcio di punizione per il Monreale che poc'anzi ha accorciato le distanze con il colpo di testa di D'Amore sugli sviluppi di un corner, intanto Bulades anticipa Nami e poi prova a lanciare Mendy che scivola ancora una volta, palla in avanti a cercare Saia, il numero 18 arriva sul pallone, non riesce però a controllarlo,
era una potenziale buona occasione anche questa per il Monreale. È caduto in maniera molto goffa il numero 18 del Monreale, senza riuscire a controllare il pallone, che è finito direttamente in fallo laterale. Fallo laterale battuto da Enea, poi l'anticipo di Mendy su Zammitti che conquista un fallo laterale. Pirrello poi con un colpo di testa prova ad allontanare la sfera dall'area di rigore giallo-blu. Melia con duella con Zaia, poi supera un avversario. Fallo di Zammitti ai danni di Melia, secondo ammonito nella formazione ospite. Si tratta appunto del numero 5 Zammitti, autore di un fallo su Melia che stava ripartendo per il Mazzara. Calcio di punizione appena battuto da Costantino che dialoga con Pirrello, poi palla in avanti per El Amraoui che a volo prova a cercare Melia, anticipato da Cervello. Pirrello di testa mette direttamente in fallo laterale, la rimessa sarà battuta ancora una volta da Cervello che prova a lanciare in avanti il pallone, poi Enea ancora una volta, altro pallone che va a finire sul tetto della tribuna del Vaccara, fallo laterale per il Monreale. Palla in avanti per Gnoffo che riesce a proteggere il possesso del pallone, poi prova a lanciare sulla sinistra Saia che subisce fallo sul tocco di Enea, calcio di punizione per il Monreale. Mancano intanto poco meno di 11 minuti più recupero al fischio finale, al triplice fischio qui al Nino Vaccara. Monreale che poc'anzi ha riaperto la partita con il gol di D'Amore e adesso sta provando un po' il forcing per cercare di riportarsi in partita alla ricerca del gol che riaprirebbe veramente tutto. Intanto allontanato il pallone dall'area di rigore del Mazzara, poi la conclusione di Saia non è perfetta, anzi la palla termina nettamente lontana dai pali della porta difesa da Marino e dunque sarà rimessa dal fondo per il Mazzara. Marino va corto da Pirrello, l'arbitro però fa ripetere ancora una volta la rimessa dal fondo, forse Gnoffo è entrato con un po' troppa fretta in area di rigore giallo-blu. Pirrello prova a lanciare in avanti nella palla troppo alta per El Amraoui, poi Molinini prova a suggerire in avanti per Saia, Enea di testa appoggia a Marino che fa sua la sfera. Marino invita i compagni a salire, poi mette palla a terra, andrà probabilmente al rinvio lungo il giovane portiere del Mazzara, così è, palla a cercare Mendy. La palla un po' troppo lunga per Mendy, Melia commette fallo su Cervello e l'arbitro comanda un calcio di punizione per i palermitani. Tanto le proteste di Ingrassia che si appresta a battere questo calcio di punizione all'indirizzo di Saia, palla che con estrema velocità va oltre la linea di fondo, anche per via appunto, come dicevamo, come abbiamo ribadito più volte nel corso di questa diretta, per via del vento che ha condizionato non poco la gestione dei palloni alti, e dunque rimessa dal fondo per il Mazzara. Rischia qualcosa qui Marino nel rinvio, poi El Amraoui dialoga con Cardella che salta due avversari, Cardella si appoggia proprio su Marino che va al rinvio lungo, El Amraoui allarga sulla sinistra per Bulades che prova poi ad avanzare. Bulades si appoggia su Mendy. Triangolo chiuso, ancora palla per Bulades che poi allarga a sua volta per Pulizzi. Pulizzi filtrante per Bulades che mette in mezzo. Mazzara che trova il gol del 4-0. Tutto però è fermo perché il guardalinea ha segnalato una posizione irregolare da parte di Bulades e dunque il risultato che resta fermo sul 3-1. Monreale che prova dunque a ripartire sulla destra con Namio. Namio salta Bulades che commette fallo. Calcio di punizione per la squadra in maglia verde.
calcio di punizione già battuto in avanti a cercare Saia, palla troppo lunga per il numero 18 del Monreale, dunque rimessa dal fondo per il Mazzara. La gara col Monreale all'andata rappresentò anche l'esordio per mister Domenicali sulla panchina del Mazzara. Monreale che a Palermo si impose con il risultato di 1-0 grazie al gol di Guaiana, oggi uscito nel corso del primo tempo per un infortunio. Al posto suo è entrato Mendy dopo circa mezz'ora dall'inizio della contesa. Intanto calcio di punizione per il Monreale, già battuto. Gnoffo mette a terra il pallone dopo averlo stoppato di petto, poi il suggerimento per Saia è completamente sbagliato, palla che finisce in tribuna e rimessa laterale questa volta per il Mazzara. Dunque dicevamo mister Domenicali che completerebbe così un ciclo, vittoria all'andata, vittoria che si sta materializzando anche nella gara di ritorno. Intanto lancio in avanti a cercare Amelia, anticipo di Zammitti, poi Lambraui ancora una volta cerca e trova Amelia che duella con Zammitti, poi Mendy suggerisce per Pulizzi, chiude il triangolo con Mendy che chiama Bulades. Bulades prova a mettere in mezzo proprio per Mendy che stoppa la palla in area di rigore, poi prova a girarsi sempre in area di rigore, salta due avversari, poi non riesce a concludere, arriva la conclusione di Cardella, blocca però Ingrassia. Dunque quando siamo al 84esimo minuto, Mazzara che si è riproposto in avanti con questo sinistro di Cardella, troppo debole però per impensierire Ingrassia. Adesso lancio in avanti nella zona di Molinini, c'è posizione irregolare segnalata dal secondo assistente dell'arbitro e dunque calcio di punizione in favore del Mazzara. Si può riprendere a giocare. Pirrello sbaglia e lancia in avanti, viene intercettato da Molinini ma resta comunque in possesso del pallone il Mazzara. Poi Pirrello torna da Marino mettendolo in difficoltà e regalando un calcio d'angolo al Monreale. Corner battuto in questo istante, palla messa in mezzo, arriva l'anticipo di Zammitti con un colpo di testa, palla che termina alta sopra la traversa. Si può riprendere con una rimessa dal fondo, altro rischio qui per il Mazzara, col Monreale che veramente è andato vicino a riaprire una partita che sembrava già chiusa. Mancano 4 minuti o poco più al 90esimo, più un recupero. Intanto Marino becca anche il primo cartellino giallo della sua carriera in eccellenza per aver ritardato troppo la rimessa dal fondo. Adesso la batte lunga, il numero 15 del Monreale non riesce a controllare, ci riesce invece Pulizzi che poi suggerisce per El Amraoui. Recupera palla il Monreale, Gnoffo davanti a Marino, aveva realizzato Gnoffo ma l'arbitro aveva fermato tutto per posizione irregolare da parte dello stesso attaccante del Monreale. Mazzara che deve mantenere alta la soglia dell'attenzione onde evitare inutili rischi in una gara che veramente sembrava chiusa fino a 10 minuti fa. Adesso Costantino per Pulizzi, allarga sulla destra per Enea, anticipato da Cervello. Poi fallo di Pirrello sul numero 18 Saia. Altro cartellino giallo per il Mazzara. Adesso sono tanti i calciatori giallo-blu finiti sul taccuino dell'arbitro. Stavolta è Pirrello a essere stato ammonito. Si tratta del sesto ammonito tra i giallo-blu. C'è Ingrassia a battere questo calcio di punizione per il Monreale, lancio lungo sulla destra, prova a saltare Bulades, arriva però l'intervento di Gnoffo che allarga sulla sinistra per Saia, poi torna indietro da Cervello prova a mettere in mezzo, Cardella allontana la sfera, poi ancora il numero 15 Decofano
che allarga sulla destra. La pressione dei giocatori del Mazzara, che cercano di portare il pallone lontano dall'area di rigore gialloblu, ci riescono con Melia, che fa partire il contropiede canarino. Melia, il filtrante per Mendy, che stavolta è in posizione regolare. Non riesce però a saltare Cervello, Mendy. Mazzara che sciupa l'ennesimo contropiede per chiuderla definitivamente, e Monreale che riparte a sua volta con Zammitti. Zammitti che allarga sulla sinistra per Saia. Servizio poi per il numero 6 Rizzo, recupera palla Cardella, Costantino, El Amraoui. Rientra intanto dal fuorigioco Mendy. El Amraoui prova a lanciare Pulizzi sulla destra. Pulizzi non riesce a controllare il pallone, poi subisce fallo da Cervello, intervento con eccessiva foga agonistica da parte del numero 8. Tanto cartellino giallo per il numero 17 Gnoffo, terzo ammonito nel Monreale. Gara che si sta innervosendo in questi ultimi minuti. Mazzara che ha sciupato veramente tante occasioni in ripartenza per chiudere la gara. Questa con Mendy è stata clamorosa, era un 3 contro 1, sciupato però clamorosamente da Mendy, bloccato dall'intervento in scivolata di Cervello. Tanto calcio di punizione per il Mazzara, sul punto di battuta ci sono Costantino ed El Amraoui. Quando siamo nel corso dell'88esimo minuto sta per cominciare proprio, anzi siamo nel corso dell'89esimo minuto, sta per cominciare il 90esimo, vedremo anche quanti minuti di recupero concederà il direttore di gara. Tanto si attende il fischio dell'arbitro perché il gioco riprenda. Fischio dell'arbitro che arriva adesso. Adesso Guardaline che entra in campo, non capiamo cosa abbia segnalato al direttore di gara. C'è un po' di nervosismo anche sulle panchine, con il tecnico del Monreale che si è avvicinato alla panchina del Mazzara. Gioco che tarda a riprendere, non capiamo cosa stia succedendo. Adesso si può riprendere a giocare. Il calcio di punizione è battuto da El Amraoui, palla troppo sul portiere, Ingrassia blocca e fa ripartire immediatamente l'azione del Monreale. Poi il servizio sulla sinistra per Saia è troppo lungo. Arbitro che concede adesso 4 minuti di recupero, dunque si andrà avanti fino al 94esimo. Ci sono ancora 4 minuti di sofferenza per il Mazzara per poter brindare a questa seconda vittoria consecutiva. Intanto Mendy non riesce ad anticipare Zammitti, che con un gioco di gambe prova ad allontanare la sfera. Cervello poi vince il contrasto con El Amraoui. De Cofano non riesce a suggerire in avanti. Pirrello la fa scorrere oltre la linea laterale e guadagna una rimessa per i gialloblu. C'è Enea a battere la rimessa con le mani. Palla in avanti a cercare Mendy, anticipato da Cervello. Dunque altra rimessa laterale per il Mazzara nella zona di centrocampo. Ancora una volta Enea con le mani. Enea per El Amraoui. Controlla e difende il pallone il capitano del Mazzara. Poi il suggerimento per Gnoffo, che prova ad autolanciarsi, finisce a terra Punzi dopo la spinta di Molinini. Poi Marino con il mancino prova a rilanciare l'azione del Mazzara, ma la palla termina direttamente in fallo laterale. Rimessa con le mani già battuta, El Amraoui anticipa De Cofano, poi serve Mendy che dialoga con lo stesso El Amraoui. Prova a lanciarsi in velocità il numero 10 del Mazzara, un cost to cost da parte di El Amraoui, poi prova il sinistro, palla incredibilmente alta. Quando siamo al 92esimo, Mazzara che sciupa l'ennesima occasione per realizzare il poker, ma solo applausi per El Amraoui per questo cost to cost, poi poca lucidità nella conclusione. Intanto il Monreale è ripartito con Saia sulla sinistra. Saia prova a mettere in mezzo la palla, arriva però tra le braccia di Marino che riesce a bloccarla. Adesso Marino andrà al rinvio lungo,
a cercare Mendy. La palla è troppo lunga per il norvegese. Zammitti di testa appoggia comodamente per Ingrassia. Rinvio lungo di Ingrassia, Punzi di testa anticipa il diretto avversario, poi Pulizzi duella a centrocampo con un paio di maglie verdi, subisce fallo il numero 18 giallo-blu, adesso un po' di nervosismo tra i due numeri 18, arbitro che invita entrambi a calmarsi. Calcio di punizione per il Mazzara che vede sempre più vicino il traguardo di questa seconda vittoria consecutiva. Manca solo un minuto al termine dei quattro concessi dal direttore di gara come recupero. Intanto Pulizzi prova a vincere un contrasto con Cervello che invece guadagna a sua volta una rimessa laterale. Poco meno di 45 secondi al termine della gara, termine dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Intanto Monreale che prova a controllare il pallone, poi la sfera termina al di là della linea e Mazzara che guadagna un'altra rimessa laterale. Enea, Cardella, ancora Enea, Mendy, Costantino, Enea, e Lambraui per Costantino che prova a lanciare Pulizzi. Pulizzi la porta vicino alla bandierina per guadagnare secondi preziosi, poi guadagna un calcio d'angolo e dunque titoli di coda che si avvicinano per questo Mazzara Monreale, risultando sul 3-1, gara che è al 49esimo che è appena scoccato. Vedremo se l'arbitro farà battere o meno questo corner. Pochi uomini portati in area di rigore dalla formazione giallo-blu. Intanto El Amraoui protegge il pallone, gara che finisce in questo istante, triplice fischio arbitrale che è appena arrivato, Mazzara che si impone sul Monreale per 3-1 di Maniscalchi, autogol di Molinini e Mendy, le reti giallo-blu di D'Amore, la rete, il gol della bandiera del Monreale, seconda vittoria consecutiva per il Mazzara che dunque sale a quota 35 punti in classifica, allontanando sempre di più lo spettro di un eventuale play-out. Anche per noi, anche dallo stadio Nino Vaccara, da Luca Di Noto, da Vincenzo Pipitone è tutto, appuntamento alla prossima gara interna dei Canarini.